due siti ancora contaminati, a distanza di diversi anni dopo i furti di gasolio agli oleodotti di Gambolò. Due episodi che risalgono agli anni 2015 e 2016, quando ignoti avevano forato gli oleodotti presenti nei campi alle frazioni Belcreda e Stradella, alle porte del comune, in aperta campagna. La questione è tornata di attualità nell'ultimo consiglio comunale a Gambolò, in risposta a un'interpellanza presentata dalla consigliera di Fratelli d'Italia Elena Nai. L'esponente di minoranza aveva appreso dell'esistenza di due terreni di Gambolò che, secondo una lista resa nota da ARPA, risultano ancora inquinati. In risposta all'interpellanza, il consigliere di maggioranza Pierpaolo Minetola ha fatto sapere che sono ancora in corso le attività periodiche di monitoraggio e bonifica dei terreni dove si trovano gli oleodotti, che collegano con la raffineria Eni di San Nazaro de Burgondi e il polo petrolifero di Rho nel Milanese. Bonifica che, come ha fatto sapere Minetola, non è stata ancora completata, a distanza di anni, ovvero dall'irruzione dei vampiri del gasolio, la banda specializzata in questo tipo di furti, negli oleodotti alle frazioni Belcreda e Stradella, in direzione di Borgo San Siro, lungo la strada provinciale 206. Furti che dopo gli episodi di Gambolò si sono ripetuti anche nel territorio del Pavese e avevano portato successivamente anche un processo che si è concluso nel 2022 con 6 arresti e un'assoluzione a carico delle persone accusate di far parte della banda dei vampiri del gasolio. In tutto erano stati stimati danni economici per circa 300.000 euro, comprensivi anche dei costi delle bonifiche dei vari terreni contaminati. Una storia su cui, a distanza ormai di diversi anni, non è ancora stata scritta la parola fine.